Nella scuola di etica e politica stasera si parlerà, come da programma, di cittadinanza attiva, o comunque attorno alle tematiche che riguardano la cittadinanza attiva. È nostro ospite il professor Gregorio Alena, che diciamo in Italia su quelle che sono le tematiche di cittadinanza attiva e sussidiarietà è uno dei maggiori esperti e studiosi del paese. È stato tra il presidente e uno degli animatori della cittadinanza attiva, l'associazione, è presidente del laboratorio per la sussidiarietà, oltre che attivista in comitati come quelli del 118 e altre realtà. È docente universitario a Trento, ci ha raggiunto appunto oggi qua a Reggio, e diciamo stasera rifletteremo sempre su uno dei quesiti in cui abbiamo iniziato a parlare nell'ultimo incontro con il professor Franco Riva, e il tema principale forse diciamo oggi è quello che i cittadini possono fare per essere parte comunque della vita pubblica, per intervenire comunque su quello che non va, ma anche su quello che in un qualche modo devono pretendere, perché nei primi incontri appunto della scuola di etica e politica un interrogativo rispetto allo stato, alla situazione comunque del paese, politica, economica, sociale, che non sempre è stata disegnata nel migliore dei modi o in modo comunque particolarmente positivo, era: ma io cosa posso fare per cambiare? Cosa posso fare per modificare le cose? Buonasera a tutti e tutte, benvenuti. Allora, parto da quest'ultimo punto. In quel libretto che sta lì, che ho scritto nel 2006, che si intitola proprio Cittadini Attivi, la quarta di copertina inizia proprio così. Dice: questo libro è stato scritto per tutti coloro che vorrebbero fare qualcosa per il proprio paese ma non sanno da dove cominciare. E quindi partiamo da qui. Sostanzialmente, diciamo che ci sono, diciamo, alcune cose che vorrei dirvi stasera. La prima è darvi una notizia. La notizia è che, anche se pochissimi in Italia lo sanno, ma dal 2001 nella Costituzione c'è un principio costituzionale nuovo, anche se è un principio antico nella storia del pensiero, ma è nuovo nella Costituzione, che è il principio di sussidiarietà. E nella Costituzione sostanzialmente si afferma per la prima volta un diritto, una nuova libertà dei cittadini italiani, e la Costituzione italiana è l'unica in Europa che lo riconosce in questa maniera così esplicita, questo nuovo diritto, quindi questa nuova forma di libertà dei cittadini italiani, di prendersi cura dei beni comuni. Il testo dice esattamente questo, l'articolo 118, ultimo comma, dice: Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni, quindi la Repubblica, favoriscono le autonome iniziative dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. Allora, questo è il principio costituzionale, è una novità assoluta nel nostro ordinamento, ma per capire perché è una. Più vivace. Anche perché mi hanno portato a cena in un ottimo ristorante, la cucina reggiana è nota, il Lambrusco pure, benché abbia fatto resistenza, però temo che gli effetti, ma non credo che noterete molta differenza fra quando sono sobrio e quando non lo sono. Non posso arrivare per la stessa cosa. Sì? Pensano Ah che sì? ubriacano. Ah, ho capito. Sì, i relatori vengono portati in un posto, ubriacati e poi trascinati qui dove dicono cose che normalmente non direbbero. Non so. Ma credo che questo però garantisca il successo della serata. Sì, insomma. Vabbè, il problema è che registrano poi, non posso neanche smentire. Vabbè, basta che non arrivi fino a Trento, mi raccomando, perché sennò la mia reputazione. Allora, no, per far capire perché questo articolo della Costituzione 118, ultimo comma, è così radicalmente nuovo e perché è una cosa su cui vale la pena lavorare, ed è uno dei motivi per cui vado girando l'Italia in incontri come questi, sempre per me molto arricchenti, perché si conoscono persone, esperienze, eccetera, è che cambia completamente il rapporto fra amministrazione e cittadini.
Allora, il punto è che noi diamo per scontato da due secoli a questa parte, quindi da quando sostanzialmente è nato lo Stato di diritto amministrativo, che è normale che sia la pubblica amministrazione a occuparsi dei problemi che riguardano la collettività ed è normale che invece i cittadini, i privati, gli amministrati si occupino solo dei propri problemi. È uno schema che Sabino Cassese, che è un grande studioso di diritto amministrativo, ha chiamato paradigma bipolare, cioè ci sono due poli, il polo dell'interesse pubblico e il polo degli interessi privati. I due poli sono in una posizione fra loro gerarchicamente molto chiara, l'interesse pubblico è in una posizione superiore rispetto agli interessi privati. Questo dà all'amministrazione pubblica un ruolo e dei poteri che un privato non potrebbe mai avere, pensate all'espropriazione per pubblica utilità, ma pensate anche a tutta la gamma di strumenti che le amministrazioni hanno per ordinare, proibire, autorizzare, concedere. E fra questi due poli potenzialmente c'è conflitto, perché l'amministrazione pubblica nel perseguire l'interesse pubblico spesso lede l'interesse dei privati. Allora è stato necessario creare un terzo soggetto, il giudice amministrativo, il Consiglio di Stato. Se il privato è leso nei suoi diritti e interessi dagli provvedimenti amministrativi, si rivolge al giudice amministrativo. Questo è lo schema tradizionale e noi lo diamo talmente per scontato che consideriamo assolutamente normale l'idea che di fronte a un problema che riguarda la collettività le persone non pensino cosa posso fare io, ma pensano qualcun altro se ne occuperà. Non era così, cioè, non era così nei secoli passati, tuttora non è così nei paesi che noi chiamiamo del terzo mondo, in America Latina, in Africa, in Asia, nei villaggi, le persone di fronte a un problema che riguarda la collettività si organizzano e lo risolvono. C'è un'esperienza assolutamente vitalissima che io conosco perché appunto da vari anni ormai vivo in Trentino, pur essendo romano d'origine, sono i vigili del fuoco volontari. Nessuno ci pensa mai, ma i vigili del fuoco volontari sono nati alla fine dell'Ottocento, quindi quando il Trentino era ancora sotto l'impero austro-ungarico, e sono esattamente un esempio di cittadinanza attiva, nel senso di persone che si prendono cura dei beni comuni, in questo caso il bene comune è la sicurezza della collettività, e sono nati per un motivo molto semplice, perché quando andava a fuoco una casa in un villaggio di montagna, che fosse in una valle del Trentino o dell'Alto Adige o dell'Austria, non aveva importanza, o si interveniva immediatamente o andava a fuoco l'intero paese. Non si poteva aspettare che arrivassero i professionisti, i vigili del fuoco da Innsbruck, da Bolzano, da Trento, la gente doveva darsi da fare e così sono nati i vigili del fuoco volontari, solo che non a caso c'erano in tutta Italia, non a caso quando ha ripreso vigore l'idea che è lo Stato che si occupa del bene comune, i vigili del fuoco volontari sono rimasti solo sull'arco alpino dove c'era questa tradizione, altrove sono spariti. Allora quello che voglio dire è che noi viviamo in una situazione in cui diamo per scontato che i nostri problemi collettivi li risolve l'amministrazione, noi ci facciamo, se va bene, i fatti nostri, se va male ci sono nel nostro paese un sacco di incivili, di vandali, di gente che non paga le tasse, di gente che danneggia tutto ciò che è pubblico, quindi in realtà l'amministrazione è costretta a prendersi cura dell'interesse pubblico in presenza di cittadini che non soltanto non aiutano ma spesso ostacolano. Questo è lo schema tradizionale. Il problema è che questo schema oggi, questo paradigma oggi, non è più sufficiente a dare risposte. Il motivo sostanzialmente, a me sembra ovvio, sta nell'estrema complessità delle esigenze, delle domande, delle richieste che provengono dalla società italiana, come da quella francese o tedesca o spagnola, nei confronti dell'amministrazione pubblica. Tenete conto che il paradigma bipolare ha dato, come posso dire, la sua impronta a tutto il diritto amministrativo europeo continentale, quindi lo ritrovate ovunque e anzi in alcuni paesi come la Francia o la Germania di più antica e forte tradizione statuale è ancora più forte che non da noi. Allora quel paradigma è nato non a caso nell'Ottocento, quando la società era relativamente semplice, l'amministrazione era più semplice, era possibile immaginare che effettivamente l'amministrazione risolvesse tutti i problemi della collettività. Oggi questo non è più possibile, anche in posti come l'Emilia o dove le amministrazioni funzionano bene, comunque le risorse sono limitate. E al tempo stesso le esigenze crescono, perché la società è sempre più complicata, più articolata, e le persone fanno nuove esperienze, viaggiano, si rendono conto che ci sono problemi che non vengono affrontati e quindi è come se fosse una forbice, l'amministrazione ha meno risorse ma la società chiede di più. E non è possibile riuscire a chiuderla questa forbice, anche perché non è possibile aumentare l'imposizione fiscale, è già altissima, non c'è proprio un'impossibilità a chiedere maggiori risorse sotto quel profilo. E poi c'è un altro motivo,
E in moltissimi casi, anche se l'amministrazione ha le risorse, non può risolvere i problemi della collettività senza la collaborazione dei cittadini. Vi faccio un esempio macro che tutti conosciamo. Pensate al problema della produzione di rifiuti. La società dei consumi è anche la società dei rifiuti. Quando voi entrate in un supermercato e vi guardate intorno, dovete dare per scontato che tutto quello che c'è lì diventerà un rifiuto. Allora, il pianeta è quello che è. Noi popoli dei paesi sviluppati stiamo usando delle risorse del pianeta molto più di quanto non facciano altri sullo stesso. Pensate che gli americani sono il 5% della popolazione mondiale e usano il 25% delle risorse del pianeta. E noi europei siamo lì. Quindi c'è un problema di responsabilità nostra verso gli altri esseri umani che abitano sul pianeta in questo momento e verso chi ci abiterà in futuro. Quindi una responsabilità doppia. Non possiamo continuare semplicemente a produrre rifiuti, dobbiamo utilizzare il massimo possibile di queste sostanze, di questi materiali, per evitare di danneggiare ulteriormente il pianeta. Bisogna differenziare i rifiuti. L'amministrazione non può ordinare di differenziare i rifiuti, cioè non può usare quello che tradizionalmente è stato lo strumento delle amministrazioni pubbliche dall'Ottocento a oggi, cioè il potere. L'amministrazione può autorizzare l'apertura di un nuovo esercizio commerciale, può proibire di svolgere una certa attività, cioè può usare il potere per far fare o non far fare cose, ma non può ordinare alle persone, a milioni di persone, di cambiare i propri comportamenti individuali e poi andare a sanzionare l'eventuale infrazione. Vi immaginate un'amministrazione che manda a frugare nei sacchetti della spazzatura per vedere se gli abitanti di un condominio hanno fatto la raccolta? Cioè, è follia soltanto pensarlo. Allora, questo è un esempio molto concreto di amministrazione condivisa. È un modello di amministrazione di cui ho parlato in un saggio nel 97, in cui dicevo: guardate che intorno a noi sempre di più si stanno verificando casi di amministrazione appunto condivisa, in cui l'amministrazione dice ai cittadini: ho bisogno del vostro aiuto per risolvere questo problema. Io ci metto organizzazione, voi ci mettete un'altra parte di risorse, tempo, e insieme risolviamo il problema. Casi come questi si verificano sempre più spesso, gestione di strutture sportive insieme con associazioni, situazioni, sempre più spesso le amministrazioni dicono: abbiamo bisogno del vostro aiuto. Allora, questa è, diciamo, una parte dell'amministrazione condivisa, cioè una fuoriuscita dal paradigma bipolare in cui l'amministrazione ammette di non essere in grado di risolvere da sola il problema. Ma non perché sia inefficiente, ma perché, come nel caso della raccolta differenziata, è un problema strutturale, non si può risolvere usando altri strumenti che non siano la convinzione. Guardate che il fatto che sia sempre più necessario convincere anziché ordinare lo si deduce anche dal fatto che in Italia negli anni 90 c'è stato uno sviluppo incredibile della comunicazione pubblica. Oggi ci sono in Italia decine di migliaia di persone che lavorano nelle amministrazioni svolgendo una specifica funzione pubblica che si chiama comunicazione. E gli URP, gli uffici per le relazioni con il pubblico e così via, c'è un'apposita associazione, c'è un salone della comunicazione pubblica che si tiene a Bologna da anni in novembre. La funzione di comunicazione è diventata una funzione pubblica alla pari della gestione delle risorse umane o della contabilità. Perché la comunicazione si è sviluppata così tanto? Perché se voi volete che le persone cambino comportamento, voi potete o ordinare, come si fa nell'esercito, ma allora, diciamo, voi state esercitando un potere di tipo gerarchico, ma l'amministrazione non può fare questo oggi con i cittadini sempre e dovunque. Una società come quella italiana odierna non può funzionare sulla base di ordini. La gente bisogna che capisca e si convinca. Per convincere dovete comunicare. Perché vedete, la differenza fra informare e comunicare è che nell'informazione voi date... Usando l'informazione voi date ordine alla realtà. Pensate agli orari ferroviari. Voi dite: il treno da Reggio per Bologna parte alla tal ora, se io lo voglio prendere devo andare qualche minuto prima. È neutro. Ma se Trenitalia fa una campagna per dire: usate il treno anziché la macchina, quella non è informazione, quella è comunicazione. Perché? Perché la Trenitalia, o chi per loro, cerca di trasmettere una visione del mondo che mi induca a cambiare comportamento. Questo è evidente nella pubblicità commerciale, no? La pubblicità commerciale mira a modificare la percezione del mondo delle persone e quindi affinché cambino i comportamenti. Le amministrazioni pubbliche stanno non a caso imparando a comunicare perché hanno visto che in molti casi l'unico modo per ottenere comportamenti conformi all'interesse generale non passa attraverso l'esercizio del potere, ma passa attraverso la convinzione.
E guardate che convincere si può anche scrivere con trattino vincere, in cui quello che viene fuori è proprio l'idea dell'amministrazione condivisa. Amministrazione e cittadini insieme vinciamo contro un nemico comune che non è la burocrazia per noi, ma è la complessità della vita moderna. Quindi l'amministrazione sempre più spesso oggi che cosa fa? Comunica per convincere, per ottenere comportamenti che portano a un risultato di interesse generale. Tutto questo rimanendo nello schema tradizionale. La grande novità, vi dicevo pochi minuti fa, è stato il fatto che nel 2001, con la revisione costituzionale del titolo V, è stato introdotto questo nuovo articolo 118 che dice questa cosa. I poteri pubblici devono favorire, favoriscono vuol dire devono favorire, le autonome iniziative dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Allora, qui le parole chiave sono favoriscono, autonome iniziative e interesse generale. Allora, notate che da sempre le amministrazioni attribuiscono funzioni pubbliche a privati, pensate all'appalto, pensate alle concessioni, ma lì è l'amministrazione che rimane nello schema bipolare, dice io questa funzione non la voglio svolgere io, gestire le mense degli asili nido, faccio una gara, scelgo un'impresa, l'impresa svolge questa attività sotto la regia pubblica e viene retribuita per fare questo. E lo schema bipolare semplicemente applicato in maniera diversa, non cambia niente. In questo caso invece sono i cittadini che autonomamente decidono di occuparsi di qualche cosa che è nell'interesse generale. Esempio, genitori di un paesino in Trentino che qualche tempo fa hanno detto al sindaco il giardino pubblico dove portiamo i nostri bambini a giocare è in disordine, maltenuto, i giochi sono rovinati, andrebbe riparato. L'amministrazione comunale non aveva i soldi per farlo e questi signori hanno detto al sindaco, va bene, se tu ci dai gli attrezzi lo facciamo noi. L'hanno fatto loro, hanno rimesso in ordine il giardino, lo mantengono, loro hanno un interesse diretto in quanto abitano lì e i bambini giocano lì, ma è nell'interesse generale naturalmente, cioè hanno fatto qualcosa che è utile a tutti. Oppure altri casi che adesso cercherò di citarvi e che sono comunque contenuti nel sito di questa rivista online che poi vi dirò qual è, ma sono per farvi capire casi in cui le persone decidono di uscire dal guscio dell'individualismo e insieme con altre persone fanno delle cose molto concrete che sono utili a tutti. Allora qui a questo punto voi capite che il paradigma bipolare non funziona più, perché se voi usate lo schema tradizionale, l'amministrazione opera in interesse pubblico e i cittadini si occupano dei fatti loro, ma se questi stessi signori, che per l'amministrazione tradizionale sono degli egoisti, invece vengono fuori dicendo noi vogliamo occuparci dell'interesse generale, tu ci devi aiutare, non siamo più in presenza di uno schema bipolare, siamo di fronte a una situazione in cui sono sullo stesso piano. Dei cittadini qualsiasi che decidono di prendersi cura dei beni comuni sono sullo stesso piano dell'amministrazione pubblica, stanno facendo la stessa cosa che dovrebbe fare l'amministrazione pubblica, senza chiedere in cambio niente altro che un sostegno che può essere un sostegno materiale, la messa a disposizione di strumenti, di spazi, non soldi. Non stanno chiedendo di essere pagati per fare questo. Quindi qui c'è l'elemento della solidarietà, c'è l'elemento della responsabilità, c'è l'elemento dell'uscire dalla delega. Quindi, in altri termini, nella cittadinanza attiva così intesa, quello che succede è che delle persone qualsiasi, come siamo tutti noi, senza entrare in un'organizzazione di volontariato, senza prendersi impegni che durano nel tempo, senza acquistare particolari professionalità, ma semplicemente di fronte a un problema che riguarda la comunità in cui vivono, il quartiere, il paese, la scuola, quello che è, dicono cosa possiamo fare noi? E la cosa straordinaria è che se lo facevano prima del 2001 venivano puniti. C'è stata una campagna fatta da Cittadinanza Attiva intesa come associazione, chiamata Imputati per eccesso di cittadinanza, e c'erano una serie di casi di cittadini quali avevano avuto la malaugurata idea di impegnarsi per prendersi cura di beni comuni ed erano stati puniti, e c'era il caso che cito sempre di un preside di una scuola che aveva per mesi chiesto al comune di ridipingere le strisce pedonali di fronte alla sua scuola perché i ragazzini entrando e uscendo erano in pericolo. Questi non se ne hanno dati cura, a un certo giorno, pomeriggio, esasperato, è andato, ha comprato una latta di vernice bianca in ferramenta e ha riverniciato lui le strisce, le ha riverniciate, non le ha create, le ha riverniciate.
Pochi giorni dopo gli sono arrivati in presidenza le guardie municipali e l'hanno multato. Giustamente nell'ottica del paradigma bipolare, perché la manutenzione dei segnali stradali non spetta al comune cittadino, ma spetta all'amministrazione pubblica. È un caso un po' paradossale, perché non è questo che normalmente ci si aspetta che facciano i cittadini attivi, ma è per farvi capire come sia ottusa l'idea, sciocca, insomma, autolesionista l'idea che l'amministrazione possa continuare a dire il monopolio dell'interesse pubblico ce l'ho io, tu stai lì. Se dei cittadini decidono di uscire da quella posizione di, diciamo, passività e di fare qualcosa nell'interesse generale, è nell'interesse dell'amministrazione sostenerli, non allontanarli come intrusi. Naturalmente questo in teoria, in pratica molti politici e molti amministratori nel nostro paese stanno benissimo dentro il paradigma bipolare, perché loro stanno nella parte alta del paradigma, cioè loro stanno nella posizione di quelli che ordinano, che concedono, che autorizzano, hanno potere. L'idea che dei cittadini decidano di uscire dal ruolo di passivi amministrati per prendersi cura anche loro dell'interesse generale, dei beni comuni, per molti amministratori e politici italiani è sconvolgente, vuol dire che li cambia completamente il mondo, dice oddio, allora non sono più io l'unico titolare di questo potere. Quindi da questo punto di vista la cittadinanza attiva è qualcosa di radicalmente nuovo in termini di partecipazione alla vita pubblica, non è soltanto il voto, quello rimane naturalmente, ma noi quando votiamo siamo sovrani solo nel momento in cui votiamo, deleghiamo la nostra sovranità e il suo esercizio a qualcun altro che poi l'esercita in nome nostro. E che facciamo nei 5 anni fra un voto e l'altro? Una volta si partecipava nei partiti, nei sindacati, tuttora si partecipa nei comitati, eccetera, eccetera, ma il motivo per cui per me è così importante la cittadinanza attiva in questo senso è che è una forma di partecipazione alla vita pubblica molto concreta, alla portata di tutti, che si può realizzare facendo cose semplicissime, senza che uno debba diventare un eroe della cittadinanza attiva. Uno fa qualche cosa insieme con altri, risolve un problema, poi se vuole se ne torna a casa sua. Non è un impegno che deve durare per forza nel tempo. Ma se questo succedesse, immaginate negli 8.000 comuni italiani, il 70% degli 8.000 comuni italiani ha meno di 10.000 abitanti. Immaginate in questi 8.000 comuni italiani migliaia di persone le quali vengono a sapere che esiste questa possibilità e cominciano a darsi da fare. E capite che cambia completamente il rapporto fra cittadini e istituzioni, cambia completamente il rapporto fra cittadini e comunità, perché a quel punto lì risulta evidente una cosa che noi appunto abbiamo dimenticato in questi 2 secoli di diritto amministrativo tradizionale, e cioè si dimentica che l'interesse pubblico non è l'interesse dello Stato e che ciò che è pubblico non è dello Stato, ma ciò che è pubblico è nostro. Questo nei paesi anglosassoni, negli Stati Uniti per esempio, che vengono da un'altra tradizione culturale e statale, è ovvio. Quando negli Stati Uniti dicono public interest, loro non intendono dire l'interesse dello Stato, intendono dire l'interesse di tutti. Avete seguito, credo, la campagna elettorale americana. Obama, Barack Obama, è laureato ha 2 lauree, una a Columbia e una a Harvard, 2 delle più prestigiose università americane. Lui è laureato in legge a Harvard, fra l'altro è stato il primo studente di colore direttore della rivista giuridica di Harvard, che è prestigiosissima, quindi è uno che evidentemente sa il fatto suo. Lui dopo laureato però non è andato a fare l'avvocato nei grandi studi legali di New York con parcelle, è andato a lavorare come avvocato di strada, per così dire, a Chicago. E lui faceva quello che si chiama public interest work, cioè faceva un lavoro di interesse pubblico, che vuol dire un lavoro di interesse della comunità, non dello Stato. Cioè lui si occupava, come tanti giovani laureati in giurisprudenza americani che fanno questo nella prima fase della loro vita, o anche dopo, di persone sfrattate, disoccupate, cioè, ed era public interest. Noi in Europa siamo talmente abituati all'idea che ci sia uno Stato, un sovrano, un'amministrazione, la polizia, il fisco, che tutto quello che è pubblico viene visto come qualcosa che appartiene a un mondo a noi estraneo e spesso nemico. Quindi la cittadinanza attiva è proprio un ribaltamento di prospettiva, vuol dire riappropriarsi di quello che è nostro, che non è dei burocrati, è nostro. E i beni comuni, la cura dei beni comuni è la traduzione che do di perseguimento dell'interesse generale, perché la Costituzione parla di autonome iniziative dei cittadini nell'interesse generale. L'interesse generale però è un concetto astratto, bisogna tradurlo in qualcosa di più concreto, se no la gente non capisce. Allora la traduzione è prendersi cura dei beni comuni, in cui c'è questo concetto molto concreto
e anche credo molto vicino a un'esperienza quasi materna per certi versi, del prendersi cura. Prendersi cura vuol dire appunto fare delle cose, manutenzione, cose concrete, cose pratiche. I beni comuni sono quei beni, detto in una frase sola, che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti. Pensate all'acqua, pensate all'aria, pensate all'ambiente, al verde, al territorio, pensate agli edifici scolastici, alle infrastrutture, alle strade delle città in cui viviamo, pensate anche a beni comuni intesi come beni relazionali, pensate alla legalità per esempio, i nostri concittadini che in quelle regioni del paese in cui la criminalità organizzata è uno stato, un antistato, che si battono all'Ocri, altrove per la legalità in quei posti lì è come l'aria. Se voi andate in Calabria, a me è successo, insomma, state in un posto così e vi parlano solo di legalità, non vi parlano di sanità, di istruzione, vi parlano di legalità, perché se non c'è quella non c'è nient'altro. Cioè, se non c'è la legalità intesa non come polizia o magistratura, ma come regole nei rapporti, come rispetto di norme, di principi, di valori, non si può intraprendere, non si fanno figli, non si costruiscono case, perché manca, è come l'aria. La legalità è un bene comune e non se ne prendono cura solo la magistratura e la polizia, ma anche i cittadini comuni. Pensate alla fiducia nei rapporti sociali, anche quello è un bene comune. In Trentino la gente è abituata in un contesto in cui c'è molta fiducia nei rapporti sociali, anche qui immagino, le case non sono blindate, non ci sono inferriate le finestre dei piani bassi, non ci sono antifurti, qui ci sono, forse è cambiato, forse alcune cose sono cambiate, ma per dire c'è fiducia, ma la fiducia nei rapporti sociali è come un torrente, se io ci butto delle sostanze inquinanti diventa inutile per tutti, lo stesso la fiducia nei rapporti sociali, se io comincio a approfittarmene e comincio a fare delle cose che ledono questa fiducia, la gente immediatamente si chiude in se stessa, subito scatta il meccanismo della difesa e non c'è più, quel bene comune è stato distrutto come una spiaggia dopo una domenica di gitanti vandali, insomma. Allora, concretamente, e avviandomi verso le conclusioni perché mi farebbe piacere poter poi discutere, ascoltare, e quello che viene fuori è un modello di cittadinanza, un modo nuovo di essere cittadini, in cui si continua a fare le cose che abbiamo sempre fatto, quindi non è alternativo al modello della democrazia rappresentativa. Si vota, si pagano le tasse, si rispettano le leggi, si fa quello che un buon cittadino fa, però c'è la possibilità, volendo, di uscire da questo schema tradizionale e da soli o insieme con altri fare delle cose concrete, pratiche, per prendersi cura di beni che riguardano la comunità in cui si vive. Fra i casi che noi abbiamo inserito in questo sito, che si chiama Laboratorio per la Sussidiarietà, è una rivista online, ci sono moltissime esperienze che riguardano la vivibilità urbana, cioè che riguardano proprio il contesto in cui le persone vivono, città grandi e piccole, di persone che si impegnano per fare cose, che ne so, anche banalmente strappare, so, a Roma per esempio, gruppi di cittadini sono organizzati insieme con l'AMA, che è la società che gestisce la rete urbana, per strappare, togliere dai muri, dai lampioni, eccetera, tutti questi manifesti, cose che vengono affisse e che deturpano il quartiere. È una piccola cosa, ma è già una cosa, migliora l'ambiente in cui vivi. Madri a Milano che hanno messo ai loro figli un apparecchietto in modo che la mattina quando vanno a scuola si misura quanto smog respirano e sulla base di questa rilevazione che loro hanno fatto per settimane poi sono andati in comune e hanno ottenuto un certo risultato in termini di, per dire. Poi c'è un altro caso carino che mi piace molto, si chiamano guerriglieri giardinieri, sono dei signori che è un'esperienza che hanno mutuato da paesi stranieri, ma ci sono a Roma e a Milano, praticamente loro vanno, fotografano dei lotti abbandonati di terreno in città, poi arrivano la sera, quando è buio, con piante regalate o rimediate, sistemano tutto, lo fotografano la mattina e spariscono. Non ho mai capito perché lo fanno di nascosto, perché in realtà sarebbero assolutamente legittimati dalla Costituzione, ma forse non lo sanno. E quindi noi li abbiamo trovati e abbiamo messo questo caso nel nostro sito. Quindi se volete, se voi andate su www.labsus.org, che è l'acronimo di Laboratorio Sussidiarietà, fra ci sono norme, c'è giurisprudenza, ci sono libri, insomma è il sito italiano forse più completo in materia, e ci sono decine di casi, quindi vi fate un'idea. C'è un ultimo punto però che vorrei dirvi prima di aprire la discussione.
Vedete, nella Costituzione c'è un articolo che è il progetto dell'attività amministrativa, cioè è, dice all'amministrazione che cosa deve fare. Cioè, se qualcuno mi chiede a che serve l'amministrazione, la mia risposta è: sta scritto nella Costituzione, in tutta la Costituzione, nel senso che tutto quello che c'è nella Costituzione per diventare realtà ha bisogno dell'amministrazione. Pensate all'articolo 32, la salute è un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, ma detto così è bellissimo ma è astratto, poi ci vogliono le amministrazioni. I capaci e meritevoli hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, ma poi ci vogliono le aziende per il diritto allo studio, se no non... Quindi tutta la Costituzione parla dell'amministrazione, ma c'è un articolo in particolare, che è una cosa... è l'articolo 3 secondo comma. Vedete, l'articolo 3 della Costituzione è l'articolo dell'uguaglianza, perché è quello che al primo comma afferma il principio dell'uguaglianza formale di fronte alla legge di tutti i cittadini. Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge e hanno pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua. Lì c'è l'elenco di tutti i motivi che nei secoli noi uomini abbiamo usato per discriminarci a vicenda: la razza, la lingua, le convenzioni religiose, il sesso. Ma i padri costituenti sapevano il fatto loro, era gente che aveva vissuto nel mondo, insomma, era gente che magari veniva dall'esilio, dalla lotta antifascista, sapevano. E non gli bastava dire questa cosa, perché sapevano che non era vero che tutti sono uguali di fronte alla legge. Allora c'è il secondo comma, che dice: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti alla vita economica, politica e sociale del Paese. Guardate che questo 3 secondo comma è straordinario, perché è un progetto di società. Cioè, sostanzialmente, a differenza che negli Stati Uniti, dove si dà per scontato che la ricerca della felicità, di cui parla la preambola della Dichiarazione di Indipendenza, no? Che dice tutti sono stati creati uguali e hanno diritto alla ricerca della felicità, non alla felicità, sarebbe stupido, non c'è un diritto alla felicità, ma il diritto alla ricerca. Si dà per scontato nella Costituzione, in America, che quello sia una cosa individuale, ognuno fa quello che vuole, fatti suoi. Reagan diceva: i poveri sono poveri per colpa loro. Peggio per loro, si arrangino. In Europa il modello è diverso, si ritiene che ci sia una responsabilità collettiva, non tanto per dire alla gente cosa deve fare, perché allora saremmo in piena pianificazione, programmazione, ordine, ma nel creare le condizioni grazie alle quali ciascuno possa essere se stesso o se stessa. È come se i nostri padri costituenti pensassero che le persone hanno in sé delle capacità che sono come compresse da quelli che loro chiamano gli ostacoli di ordine economico e sociale, l'analfabetismo, la mancanza di lavoro, la mancanza di salute, di abitazioni. È come se, tolti questi ostacoli, come un palloncino, le persone potessero ritirare fuori talenti e capacità che altrimenti rimangono compressi. E danno alla Repubblica il compito di rimuovere questi ostacoli. Dicono alla Repubblica: tu non puoi rimanere indifferente di fronte a questo, è uno spreco di risorse, di capacità, non è soltanto un problema, se vedete, di diritti individuali, in realtà è nell'interesse generale che le persone siano messe in condizione di realizzare pienamente se stesse, perché una comunità in cui ciascuno è messo in condizione di realizzare se stesso o se stessa è una comunità in cui tutti viviamo meglio. È lo stesso motivo per cui nel 32 si dice che la salute non è solo un fondamentale diritto dell'individuo, ma è un interesse della collettività. Vi ricordate chi qui ha la barba, anche senza la barba bianca, insomma, vi ricordate quelli della notte catalano, quella famosa cosa che catalano diceva: è meglio essere promossi a giugno col massimo dei voti che bocciati a settembre, no? Cioè, ovvietà assolute. Ecco, è meglio vivere in una comunità di persone sane, in buona salute, pienamente realizzate, che in una comunità di persone sfigate, che stanno... No, ovviamente. Sembra un'ovvietà, ma il fatto che i costituenti, la Costituzione, affidi il compito di rimuovere gli ostacoli alla Repubblica, vuol dire che le pubbliche amministrazioni, tutto il sistema istituzionale, il legislatore, ma soprattutto le pubbliche amministrazioni, hanno come loro scopo questo, la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Ora, guardate che questo è evidente per le amministrazioni di prestazione, scuola, salute,
assistenza, previdenza, evidente, trasporti. È chiaro che sono tutte amministrazioni che rimuovono ostacoli di ordine economico e sociale, no? Pensate all'istruzione, pensate alla... Ma vale anche per tutte le amministrazioni tradizionali di tipo autoritativo. Parlavamo prima della legalità, anche la sicurezza è un servizio. Nei posti dove non c'è sicurezza le persone non possono realizzare pienamente se stesse. Ma pensate all'anagrafe, allo stato civile, anche quelle, la fornitura di certezze pubbliche è un servizio. Quindi tutta l'amministrazione pubblica ha come obiettivo questo, la centralità della persona. Guardate, nella Costituzione italiana ci sono alcuni principi fondamentali. Uno è questo, il principio della centralità della persona, in cui si sono ritrovati fra l'altro sia i costituenti di tradizione cattolica sia quelli di tradizione marxista e socialista. Su questo, come su tanti altri punti, si sono ritrovati. Sapete che la Costituzione italiana è il risultato dell'incontro di questi grandi uomini che erano i costituenti, che pur venendo da tradizioni politiche molto diverse, in pochi mesi, perché ci hanno messo pochissimo tempo, scrissero una delle più belle Costituzioni del mondo. Non so se sapete che quando è caduto il franchismo nel 78, i giuristi spagnoli si sono ispirati in larga misura per la loro Costituzione, soprattutto alla prima parte della Costituzione italiana. E non solo, anche in Venezuela, anche altrove. Quindi nella Costituzione italiana c'è questo punto, la centralità della persona, cioè la Repubblica esiste e ruota intorno alla centralità della persona umana e il suo sviluppo. Allora, e qui veramente concludo, perché vi ho detto tutto questo? Perché vedete, nello schema bipolare, che ovviamente i padri costituenti avevano nel 48 e non potevano non avere, l'idea è che la Repubblica rimuove gli ostacoli al pieno sviluppo della persona, e quindi istruzione, salute, servizi, eccetera, eccetera. Ma nell'ottica del 118 ultimo comma, i cittadini, attivandosi per prendersi cura dei beni comuni, stanno anch'essi facendo la stessa cosa che la Costituzione dice alla Repubblica di fare. Perché quando i cittadini si prendono cura dei beni comuni, i cittadini attivi, e fanno queste cose che sono utili a tutti, di fatto stanno anch'essi, come la Repubblica dovrebbe fare secondo il 3 secondo comma, facendo qualcosa che è nell'interesse generale e che contribuisce al pieno sviluppo di ciascuno. Voglio dire, se delle persone come noi, a un certo punto, solidalmente e responsabilmente, si mettono a fare delle cose che servono a rendere migliore la vita nel quartiere in cui abitiamo o nel paese in cui stiamo e così via, stiamo rimuovendo ostacoli al pieno sviluppo di noi stessi e dei nostri concittadini. Cioè stiamo facendo esattamente la stessa cosa che la Costituzione dice alla Repubblica che dovrebbe fare. E allora il punto qual è? Che c'è un ponte fra il 3 secondo comma e il 118 ultimo comma. Questo ponte è l'interesse generale, che in un caso porta la Repubblica, intesa come amministrazione, a continuare a svolgere il suo compito come sempre ha fatto nel modo migliore possibile. Nell'altro caso porta i cittadini attivi a attivarsi anche loro, ma è come se la Repubblica avesse trovato degli alleati. Nell'ottica del paradigma bipolare, la Repubblica è sola. L'amministrazione è sola nel rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Nell'ottica del 118 ultimo comma, la Repubblica ha trovato degli alleati che sono quegli stessi cittadini, non più passivi destinatari soltanto di servizi, ma protagonisti, autonomi, responsabili, solidali, di iniziative che, essendo nell'interesse generale, aiutano tutti a vivere meglio e quindi di fatto consentono a tutti di sviluppare le proprie capacità e i propri talenti. E quindi capite che c'è una solidarietà, per così dire, di secondo grado. Il volontariato tradizionale, dove ci sono persone che fanno cose straordinarie, si occupa normalmente di persone in condizioni deprivate, in varie situazioni, e quindi la solidarietà è diretta immediatamente alle persone che vede e che tocca. Nel caso dei cittadini attivi, la stragrande maggioranza degli interventi che io vedo in questi anni è nei confronti dei beni comuni, i quali a loro volta consentono alle persone di vivere meglio. Capite? Quindi la vivibilità urbana, le strutture scolastiche, la sanità, i trasporti, cioè tutte le cose di cui i cittadini attivi si possono prendere cura, di fatto sono tutti elementi e beni che a loro volta consentono alle persone di vivere meglio. Gli stessi cittadini attivi e altri cittadini. Quindi capite che la cosa è di una complessità enorme, pone tutta una quantità di problemi teorici grossissimi, cioè di fatto è come se nei prossimi anni dovessimo scrivere un nuovo diritto amministrativo che affianca il diritto amministrativo tradizionale, ma soprattutto quello che ne viene fuori è
un'idea di cittadinanza responsabile, solidale, autonoma, di persone che si muovono, che usano i diritti costituzionali, che imparano a relazionarsi con altri, e tutto questo per il Paese è fondamentale. Cioè tutto questo significa democrazia, significa ridare linfa all'idea che si è parte di una comunità, che si appartiene. Guardate che questo, in una situazione in cui il disprezzo verso le istituzioni e la classe politica ha raggiunto livelli ormai evidenti, insomma, quasi pericolosi per la tenuta del Paese, ridare alle persone la sensazione che sono parte di una comunità, che possono fare delle cose concrete per sentirsi, è importante. E torniamo e concludo al discorso iniziale, cioè tutto questo per quelli che si domandano cosa posso fare per il mio paese e non sanno da dove cominciare. Ecco, questo è un inizio, da dove cominciare. Poi se la gente ci prende gusto, non si sa mai, a quel punto, che ne so, comincia a fare politica, si iscrive a un'organizzazione di volontariato, cioè una volta che uno prende gusto al vivere la vita della comunità in maniera attiva, consapevole, i limiti non ci sono, non si sa, insomma. Oppure semplicemente lo fa per un po' di volte e poi se ne torna tranquillo nel suo guscio. Ecco. Questo come inizio. Ci sono già alcune domande? Dunque, come si può fare per evitare che questa cittadinanza attiva possa essere pericolosa poi per l'amministrazione, nel senso che i cittadini si mettono insieme per fare delle ronde armate, per esempio, cioè ci deve essere un continuo contatto con l'amministrazione comunque? Ecco, questa è la domanda. Provo a rispondere subito. Allora, la ringrazio per la domanda, perché fra l'altro contiene un'altra domanda, almeno che io penso ci sia implicita, innanzitutto è chiaro che la cittadinanza attiva non deve essere usata dall'amministrazione come alibi per sottrarsi ai propri doveri, quindi questo va detto subito. Non è che perché ci sono delle persone che si impegnano, l'amministrazione dice bravi cari fate voi e mi ritiro, no, il contrario, l'amministrazione ci deve mettere risorse sue. Sul tema che lei ha citato, che è uno dei temi, diciamo, centrali oggi, perché il tema della sicurezza, stando anche alle cose che avete, le vostre facce quando ho parlato del Trentino e delle grate, mi fa capire che qualche problema c'è. E allora, la sicurezza, da quello che insomma ho potuto vedere, può essere garantita da vari elementi. Non c'è soltanto la sicurezza data dalla presenza di persone armate in un posto, ma sicurezza per esempio è data anche semplicemente dalla presenza di persone. Vi faccio un esempio. Quando nella seconda metà degli anni 70 Renato Nicolini a Roma si inventò quella cosa straordinaria che è stata l'estate romana, che poi è diventata, mi dicevano persone, io abitavo a Roma all'epoca, che di botto le strade e le piazze del centro storico di Roma, Campo dei Fiori, erano diventate più sicure per tutti, per le donne, ma per tutti, perché erano piene di gente. E giustamente questo mio amico mi diceva, e poi la gente non è più tornata a casa, perché a Roma ormai c'è una tradizione per cui d'estate dappertutto pieno di gente, sono mille iniziative di ogni genere. Quella presenza di persone garantisce la sicurezza molto più che non se girassero ronde armate con mitragliatrice. Quindi un primo punto è che la sicurezza non è data solo dalle ronde padane o delle camicie verdi, ma è data anzi al contrario da un controllo sociale del territorio fatto di presenza. Di luce, di attività, che poi in sé è una buona cosa, ma in più c'è come ricaduta la sicurezza. Poi c'è un gradino ulteriore che può essere quello, per esempio, della segnalazione alle forze di polizia di eventi o persone che si capisce che fuoriescono da un certo quadro. Questo chi vive sul territorio è in grado di farlo, perché in un posto piccolo le persone si conoscono. Questo è un altro gradino di cittadinanza attiva che garantisce la sicurezza senza militarizzare il territorio, senza armarsi, senza limitare la libertà degli altri, semplicemente non fregandosene, se posso usare questo termine, di quello che succede intorno, cioè non pensando quello c'ha una brutta faccia ma non è un mio problema. Questo non vuol dire che uno deve telefonare immediatamente appena vede, ma vuol dire tenere gli occhi aperti, percepire il fatto che ci possono essere delle situazioni di pericolo. Ecco, prima di arrivare alle ronde padane ci sono vari gradini possibili. Detto questo, io non ho detto prima che ci sono alcuni limiti all'esercizio di questa nuova forma di libertà,
E uno di questi limiti è la libertà altrui. Quindi, per esempio, non è ammissibile una forma di cittadinanza attiva che comporti la violazione della sfera di libertà o di interessi di altri cittadini. Quindi su questo è chiarissimo. Perché? Perché è chiaro che quel potere ce l'ha solo chi è stato legittimato attraverso il voto da altri cittadini, non me lo posso arrogare io. Un altro problema che si pone, perché io vi ho presentato solo gli aspetti positivi, ma ci sono anche quelli negativi, insomma, problematici, è come faccio a tutelare i terzi? Cioè, finora ho presentato i cittadini attivi come persone che si impegnano a fare delle cose che gli altri condividono, ma supponiamo che qualcuno decide di fare una certa cosa di cui io non sono convinto, che ritengo che non sia corretta, che non mi piace che il risultato finale. Come mi difendo? Contro chi ricorro? Come impedisco che questa cosa vada avanti? Se è l'amministrazione, io posso, ho vari strumenti per impedire, se sono dei cittadini qualsiasi, come faccio a impedirlo? Per questo vi dico che c'è un diritto amministrativo nuovo da costruire, perché c'è un problema di tutele, per esempio, dei terzi nei confronti di iniziative di cittadini attivi che possono non essere condivise da tutti, capite? Ma questo non è un buon motivo per dire non si fa, è semplicemente un motivo per dire attenzione, teniamo gli occhi aperti, perché ci possono essere anche dei problemi nel rapporto fra chi si impegna e gli altri hanno diritto a essere tutelati anche loro. Un'altra cosa ancora, non c'è una distinzione moralistica fra cittadini attivi e cittadini normali, se uno non vuole non lo fa il cittadino attivo, cioè non è obbligatorio per niente, sia chiaro, non c'è una cosa del tipo ah, quello è un bravo cittadino, no, è semplicemente una possibilità in più, insomma. Allora, altre domande? Sì, forse si sente anche da lì. Allora, questa è molto interessante come osservazione. Se si usa lo schema, cioè paradigma bipolare e paradigma sussidiario, quello che viene fuori è che quello che lei dice è giustissimo, ma rimane dentro lo schema tradizionale. Cioè, io pago le tasse, rispetto le leggi, mi aspetto dall'amministrazione governata da qualcuno che io a mia volta ho eletto, pensiamo a livello locale, in comune, che mi fornisca i servizi a cui ho diritto e me li fornisca in maniera efficiente, semplice, adeguata, eccetera. Questo porta per esempio a tutto il discorso delle carte dei servizi, no? Nei primi anni 90 in Italia furono introdotte delle cosiddette carte dei servizi, mutuate dall'esperienza inglese, che dovevano servire a rendere l'utente dei servizi, come posso dire, sovrano. Cioè in teoria l'idea era che tutte le amministrazioni e tutti i soggetti fornitori di servizi di pubblica utilità redigessero una carta dei servizi con gli standard. Lo hanno fatto, pensate alle poste, alle scuole, lo hanno fatto. Il piccolo particolare è, primo, praticamente nessuno lo sa, nel senso che se voi fermate uno per strada e gli dite scusi, lei sa, conosce la carta dei servizi della scuola dove va suo figlio, quello che chiamerà il 118, ma non come articolo della Costituzione, ma come ambulanza per... E primo, quindi non sono conosciute, per cui se gli utenti non conoscono gli standard a cui hanno diritto, secondo, non c'è modo di far valere i propri diritti, nel senso che voi provate a scrivere una mail alle Poste Italiane per protestare per un disservizio, cioè voi la scrivete pure, tanto non succede niente, provate a scrivere a Trenitalia per protestare per un qualche cosa, non succede niente. Il problema è che lei ha perfettamente ragione, ma non è cittadinanza attiva nel senso, diciamo, di, come posso dire, nuova cittadinanza all'interno di un nuovo paradigma. È una giustissima presa di coscienza dei propri diritti come utente, come amministrato, come assistito, cioè come tutte le cose che noi siamo nel rapporto con l'amministrazione, per rivendicare il rispetto di questi diritti nei confronti di amministrazioni le quali non ci percepiscono come clienti, diciamo, non ci percepiscono come soggetti dal cui benessere dipende il loro benessere, ma ci percepiscono unicamente come dei vasi da riempire di prestazioni, ma senza nessuna particolare attenzione alla nostra reazione. Quindi il punto è che con la cittadinanza attiva così intesa come l'intendo io, usciamo da quel paradigma, ma questo non vuol dire che non rimanga ferma la necessità di garantire i diritti dei cittadini anche all'interno del paradigma tradizionale, assolutamente no, non sto dicendo questo, sto solo dicendo che si aggiunge un'altra forma di cittadinanza.
Sì, ma fra l'altro questa è la cosa classica che viene sempre fuori, per esempio nei corsi di formazione, no? Mi è capitato spesso negli anni di fare corsi di formazione a funzionari pubblici e spesso alla fine di discussioni su questo qualcuno dice è un problema di cultura dell'amministrazione, che da un lato è verissimo, dall'altro è una di quelle cose di fronte alle quali in genere si rimane senza parole, perché la cultura è quella cosa impalpabile. Non so se sapete, la definizione di cultura che qualcuno ha dato è quella cosa che rimane quando si è dimenticato tutto il resto. Allora, al di là delle battute, la cultura è una cosa impalpabile, che però cambia, si può cambiare. Ma per cambiare la cultura di milioni di persone ci vogliono comportamenti coerenti, norme, un'energia continua. Pensate per esempio a una cosa, se volete, banale, ma io ricordo quando ero piccolo, andavo al cinema, quello si chiamava Roma il Pidocchietto, non so se esiste anche qui il concetto, del cinema parrocchiale, insomma. E se uno entrava al secondo spettacolo, praticamente non vedeva lo schermo dal fumo che c'era. Tutti fumavano come turchi, insomma, si fumava sui tram, ovunque. Se guardate un film degli anni 60, tutti fumano come matti, era normale, era un comportamento normale. Oggi nessuno si sognerebbe di fumare in un cinema, nessuno si sognerebbe di fumare in un posto come questo. Sui treni e sugli aerei hanno tolto la possibilità di fumare da qualche anno, non è successo. È un fatto culturale? Sì, è un fatto culturale, ma perché è cambiato? Perché in qualche modo evidentemente da un lato c'è stato un cambiamento nella percezione del fumo come un fatto dannoso, a un certo punto qualcuno ha avuto il coraggio di dire basta, non si fuma più sull'aereo, non si fuma più sui treni, non si fuma più nei bar, e le due cose si sono ritrovate. Forse se fosse stato imposto quel divieto 10 anni fa non si sarebbe riuscito a farlo rispettare, o forse magari si fosse imposto 10 anni fa la cultura sarebbe cambiata anche prima. È difficile dire dove inizia e dove finisce. Perché dico questo? Perché le amministrazioni pubbliche cambiano. La cultura dell'amministrazione pubblica italiana di oggi è molto diversa di quella di 34-40 anni fa, di quando ho cominciato a studiarla io. Le persone che ci lavorano sono persone che per esempio sono molto diverse dai dirigenti pubblici degli anni 60-70. Molte sono donne, conoscono le lingue, magari sono stati in Erasmus, sanno usare il computer, viaggiano. Tutto questo cambia la cultura dell'amministrazione, non c'è alcun dubbio. L'amministrazione italiana di oggi non è la stessa di 30 o 20 anni fa. Qual è il problema, semmai? È che i cittadini italiani non hanno abbastanza consapevolezza dei propri diritti. Continua a esserci un atteggiamento da parte dei cittadini italiani verso tutto ciò che è potere pubblico, o, se va bene, di riverenza un po' così, oppure della ricerca della scorciatoia. Quante volte siamo noi i primi che non cambiamo l'amministrazione perché anziché rivendicare un diritto o cerchiamo una scorciatoia o ci ritiriamo in buon ordine? E guardate che su questo io sono molto determinato nel dire che se uno sa di avere il diritto a usare l'autocertificazione oppure ha un certo diritto per un qualche e non lo rivendica, non solo sta facendo un danno a se stesso, ma sta facendo un danno a tantissima altra gente, perché ognuno dei nostri gesti di rivendicazione di diritti ha un effetto pedagogico sull'amministrazione. L'amministrazione cambia se si trova di fronte ogni giorno milioni di cittadini i quali in maniera civile, perché dall'altra parte abbiamo delle persone come noi, rivendicano in maniera civile ma ferma diritti, esigenze, valori, e allora l'amministrazione cambia. E quindi da questo punto di vista guardate che c'è una responsabilità di tutti noi, perché persone come voi che trovano il tempo e la voglia di uscire una sera fredda di inizio primavera per venire a parlare di un altro modo di pensare all'Italia, probabilmente voi siete il tipo di persona che è consapevole dei propri diritti, ma noi dobbiamo farli valere non solo per noi ma per chi viene dopo di noi. Perché se non lo facciamo noi che lo sappiamo e che abbiamo forse il tempo e gli strumenti per farlo, gli altri come faranno? E l'amministrazione non cambia per caso, cambia perché si trova di fronte ai cittadini che rivendicano diritti. Quindi io sono d'accordo con lei, ovviamente, è la mia battaglia da sempre. Io nel mio libretto ho scritto studia la pubblica amministrazione dalla parte dei cittadini, questa è la mia definizione. Quindi figuriamoci se non sono d'accordo con lei. Quello che io vedo nella cittadinanza attiva è uno sviluppo in più, non in meno. Quindi c'è da fare tutto il lavoro sugli utenti, tutto il lavoro sull'amministrazione, sulle prestazioni, sulla qualità dei servizi, quello va fatto. Ma accanto a questo c'è questo nuovo spazio che io vedo come uno spazio di risorse nuove, di capacità nuove,
di energie nuove che vengono fuori, insomma, e siccome quando la gente si mette in moto non si può mai sapere che cosa succede, questa è la cosa straordinaria, capite? Cioè l'idea che in futuro, nei prossimi anni in Italia, migliaia di persone cominciano a dire ma allora io questa cosa la posso fare, insieme con altri me ne occupo io, non si può mai sapere che cosa succederà alla fine, dove porta questo, e sono molto curioso. È curioso che mi faccia questa domanda, perché stavo pensando a qualcosa del genere proprio perché nel paese in Trentino dove mi sono trasferito nell'85, dove però ormai non vivo più da 3 o 4 anni, è Borgo Valsugana, un paese di 6.000 abitanti, e proprio ieri ero a Borgo e ho visto in giro dei manifesti contro la costruzione di un parcheggio nel centro di Borgo sotto... Allora mi sono un po' informato in giro, insomma, e di fatto è venuta fuori una cosa molto simile a quella che dice lei. Il Consiglio Comunale aveva deliberato questa cosa, nessuno se n'era accorto. Adesso che hanno cominciato i lavori, apriti cielo naturalmente. E quindi le mamme che si sono riunite per protestare perché il parcheggio è vicino all'asilo nido, eccetera. E pensavo, dico, ma tu guarda, è il suo problema, è il suo discorso. Cioè, se l'amministrazione comunale si fosse preoccupata, una volta adottata la decisione, che probabilmente ha senso, ma insomma, di spiegarla, quindi di fare una comunicazione che servisse appunto a convincere, non semplicemente a informare, ma a convincere, spiegando perché era necessario farlo, quali sarebbero stati gli effetti, e come sono organizzati queste cose qui, probabilmente non ci sarebbe stata nessuna reazione. Il punto è che, proprio come dice giustamente lei, sempre più spesso oggi i cittadini non accettano decisioni che non siano state preliminarmente condivise, metabolizzate, spiegate, e quindi più che un dovere di comunicazione, perché molto spesso le amministrazioni interpretano il dovere di comunicazione come l'affissione all'albo di un manifesto, che non fa ridere, dovrebbe esserci un'intelligenza di comunicazione, cioè un sapere che la comunicazione è opportuna politicamente. Perché se voi andate a vedere, adesso lei cita la struttura, ma pensate a quanti casi in Italia ci sono, dalla TAV all'aeroporto a Vicenza, di situazioni in cui i cittadini si sono ribellati non tanto e non solo alla cosa in sé, ma al modo con cui la decisione è stata presa. Io ricordo che quando c'è stato il momento incandescente l'anno scorso rispetto all'aeroporto Dal Molin, no? E c'erano queste interviste a queste persone, assolutamente persone tranquillissime, poi Vicenza, insomma, non stiamo parlando del Nicaragua, cioè è una tranquilla, benestante città della provincia veneta, insomma, quindi la gente, tutti in strada, perché? La risposta era... Io non ho nulla contro la base, sono anni che c'è la base militare lì, forse mi sta anche bene, ma voglio essere consultata. E hanno ragione, cioè oggi, ve lo dicevo prima, non si possono più prendere decisioni che riguardano l'interesse generale senza coinvolgere i cittadini. E c'è un mio collega che si chiama Luigi Bobbio, il figlio di Norberto Bobbio, che è uno specialista proprio di queste che si chiamano processi decisionali inclusivi. Se a lei interessano queste cose, se va su Google e mette Luigi Bobbio, le appaiono una serie di opere che lui ha scritto, e fra cui proprio un manuale pubblicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sui processi decisionali inclusivi. Cioè ci sono delle tecniche, delle metodologie precise per cui un'amministrazione pubblica, prima di prendere una decisione o implementare una decisione, deve seguire una certa procedura. Ora è vero che la partecipazione costa in termini di tempo, ma mi spiegate che senso ha prendere le decisioni come vengono prese e poi trovarsi di fronte alla ribellione e si perdono comunque mesi lo stesso, con in più un inasprimento dei rapporti? Non ha senso. Per questo più che un dovere di comunicazione c'è un'opportunità, un fatto di essere intelligenti. E la partecipazione certamente rallenta i processi decisionali, ma ha degli altri vantaggi, nel senso che una volta che la decisione è presa, è condivisa e compresa, non solo, aggiungo un'ultima cosa e poi do la parola a lei che l'aveva chiesta prima,
A me hanno insegnato, un mio amico mi ha insegnato molti anni fa, che ad ascoltare ci si guadagna sempre, sul piano privato. Cioè c'è sempre qualcosa da imparare, comunque si ascolti, sei in una posizione in cui qualcosa impari. Le amministrazioni pubbliche questo ancora lo devono imparare, cioè è molto difficile far capire ai politici e agli amministratori, ma non solo in Italia, che ascoltare dovrebbe essere la prima cosa che loro devono fare. E invece, perché comunque migliorano la loro... si ascoltano, ci sono dei saperi diffusi che è nel loro interesse recepire. C'è un detto americano secondo il quale alcuni vedono solo la foresta e altri vedono solo i cespugli. E che secondo me è significativo, perché è vero, pensate nelle amministrazioni pubbliche, quanta gente c'è che vede i cespugli e invece i grandi capi vedono solo la foresta. Se i grandi capi avessero l'intelligenza di ascoltare quelli che vedono i cespugli, avrebbero il vantaggio della doppia percezione e tante stupidaggini non le farebbero. E migliorerebbe molto la qualità dell'amministrazione e della vita di tutti. Aveva chiesto la parola a lei. Una riflessione. Io ho 48 anni e sono un cittadino che ha usato molto questa città, molto attivamente. E volevo proporre questa riflessione che riguarda questa città, che però può essere allargata per l'intera. Una riflessione che non è un omaggio al passato, ma è un ripensare al nostro passato, il mio passato è di 30 anni fa, nel senso che quando ho cominciato a avere i 15 anni a attivarmi, a capire che cosa c'era attorno, per pensare ad oggi, in estrema sintesi. 30 anni fa circa, cosa succedeva? A Reggio, ma cosa succedeva poi in giro? A Reggio nascevano le biblioteche di quartiere, dei luoghi sconclusionatissimi, dove però uno andava lì, un ragazzo, 15 anni, andava lì e diceva: senti, ma perché non facciamo un gruppo di fotografia? La bibliotecaria, che aveva un ruolo, era più di un assessore, perché poteva decidere di dire: sì, facciamo il gruppo. Pure se andava si diceva: mettiamo su un gruppo di teatro, e nasceva il gruppo di teatro. E nel mondo cosa succedeva attorno a noi? Chiudevano i manicomi, integrazione scolastica, succedeva. C'era un humus molto particolare, attenzione, non sto dicendo come era bello allora, come no, cosa. C'era. C'era. Ecco, la mia preoccupazione